tecnica. Di cosa stiamo parlando? Sulle oggettive. Sì, una perizia tecnica. Sì, perizia tecnica. Oddio. L'indagine che fece la Boccassini trasformava una telefonata in reato, era la famosa concussione. Siccome quello che ha risposto a Berlusconi, quale non ha chiamato il prefetto, il ministro dei Temi, ma ha chiamato quello che stava in questura, tifava per il Milan, è per quello che gli ha dato via libera, ma non c'è nessuno scambio di vantaggi. Su quello si costruisce un processo, condanna prima, assoluzione dopo. Quanto le donne sono di due tipi nell'ordine dell'inchiesta. Prostitute, e la prostituta è una che patisce una violenza almeno interiore per fare un lavoro faticoso e sgradevole, ma una che te la dà per 10.000 euro, non è una prostituta, è una furbacchiona, si chiama furbacchiona, che non è prostituta, non è una sofferente, sta lì tranquilla e si chiama mantenuta, la mantenuta non è la prostituta. Allora, io che sono stato da lui a tutti i bunga bunga del mondo, così era fatta la scena, io arrivavo... Ma a tempi non ammettevi di andare ai bunga bunga? No, sempre detto, li contavisti sì. Tutti. Cioè, ah, io sono... Ma è vero che si travestiva, no? Ma no, quello non forse è vero. Ci sono due tipi di bunga bunga, il bunga bunga rustico, che è quello di Lele Mora e Fede, cioè due poveretti, Fede poi è come Tortora, cioè è martire di scopate mai fatte, perché non ha mai neanche visto, mai visto poi una che per andare con Berlusconi, scusa Fede posso andare con Silvio, cioè impossibile, reato impossibile, quindi va perdonato e assolto, deve diventare come Tortora. No, invece all'epoca dai, mia, però no, non ha fatto niente no, quel ma poveretto. Non mi piace che ti Tortora in questo no, ambito. No, ma non è che lo cito a danno di Tortora, okay, dico, se tu vuoi difendere una vittima, deve essere anche un po' schifoso, difendere una vittima bella, ora lui è una vittima perché l'assaggiatore per Berlusconi, ma che doveva assaggiare, quello stava lì completamente impotente, senza alcun movimento rettile, e quell'altro faceva quello che poteva. Ho chiuso questo capitolo, arrivo io nella fase invece nuova, c'era la politica che stava, io aspetta, ho fatto hai detto due tipi di bunga bunga, ecco. Quello mio era fatto così, che lui Fede, era l'unico maschio, no, qui non c'erano più, usciti, no, c'era okay. Già, siamo nel 2009, lui stava al centro, e essendo una persona molto gentile e ospitale, non è che fosse lì fiscale sulle 8:30 come Agnelli, sono, no, lui aspettava fino a che non era arrivata l'ultima, chi era l'ultima? Una delle 20 che sono in esame, 10 di qua e 10 di là. Quando mi invitava, mi diceva, quanti siete? 8, 10, io arrivavo con 4 di qua e 4 di là, e quindi era un testa a testa, ma io volevo parlare d'altro. Donne, vuol donne, dire? Amiche che venivano con me. Era donne divertente. Normali? No, tutte normalissime, anche persone... Poi te ne dirò di una delle sue molto interessante. Però mentre io non avevo alcun potere sulle sue, perché loro vedevano in che lui... Che brutto però questo, le sue, le mie... No, le sue nel senso che erano le ragazze che erano con lui, se io avessi voluto, c'erano alcune molto belle, corteggiarle, mi guardavano con qualche divertimento, ma rimanendo fedelissime alla loro fonte di vita. Le mie erano prontissime a cedere, perché dicevo, guarda, c'hai il naso, ti metterei a posto il naso. 50.000 euro, naso rifatto. Tu hai i denti un po' sgangherati, te 100.000 euro. Per cui io ne ho perso un certo numero perché erano subito sedotte dalla sua generosità. Per lui 2.000 euro sono come per me 200 euro. Per cui, in questa, forse di più, in questa logica c'è un caso emblematico. Arriva Francesca Scusa, Cipriani. Ma i 200 euro mi hanno fatto venire in mente il Vittorio Emanuele di prima. Sì, io sono quelle cifre modeste. Cioè, puoi pagare una cena, non è che paghi un'automobile, no? Allora, su questo... Scambiare prostituzione, lui per generosità gli dava, hai bisogno, ho bisogno della casa, papi, casa, ho bisogno dell'automobile, io non posso... Che, no, un filantropo. Era un filantropo generoso, come accade di un uomo ricco con una donna. Ma che poi prende aveva genere. In cambio delle prestazioni sessuali? Questo non posso studiarci, io mi occupavo delle mie. Vabbè, eri lì. Ma che andavo a vedere chi andava a letto lui. Non lo so. mica sono Vutko. Ma secondo te? Aveva già la Pascale che era molto vigile, la Pascale vigilava e quando arrivava qualche pretendente era piuttosto brutale, quindi secondo me questo ha risolto poi la questione quando è stato chiuso nel cerchio di questo. Quindi era un filantropo, secondo me. Era generoso e le manteneva, non pagava delle prestazioni. Ma arriva una che era la famosa Francesca Cipriani, che io ho difeso dicendo se ne deve occupare anche la Bernardini di pace, perché lei arriva lì una sera, legge il fatto il giorno dopo la Repubblica, dice la Cipriani va da Berlusconi, si consulta con Mora per prostituirsi. In realtà gli dava del lei e non ha mai avuto alcun rapporto con lui, ma è stato subito scritto, cioè uno che andava ad Arcore diventava prostituta. Io ho portato il figlio di Cascella, cioè se andava un maschio non veniva registrato una donna, cioè è una forma di antifemminismo dei giudici, per cui tu vieni ospite con me, sei prostituta di fatto perché sei donna, è intollerabile. Una sera siamo andati dopo la Biennale fatta a Roma, la mia sezione della Biennale, a casa sua, c'erano sei maschi, fra cui un sottosegretario, Kellick e sei donne, solo le donne sono state registrate, cioè il giornalismo aveva già stabilito che chi va da Berlusconi è una puttana, cosa falsa.